Siamo arrivati al premio Satira sul web assegnato a Mauro Biani. Legge la motivazione Pino Corrias. Allora, il premio Pino Zac per la satira politica 2006 è stato assegnato per la satira sul web a Mauro Biani. Nel web dei nuovi tribuni c'è chi fa satira come un, virgolette, rutto ringhioso al potere, agli intoccabili, a chi si sente depositario della serietà. È Mauro Biani, il vignettista italiano più impegnato della rete, che frequenta sin dai tempi del Gran Baol, fino ad arrivare al suo popolarissimo blog e alle sue innumerevoli collaborazioni, da Mega Chip a Arco Iris, a Macchia Nera e a tanti altri, che sono luoghi del web. Satira senza sconti, senza perbenismi, senza censure, ma sottilmente impregnata di un fine pedagogico che rifugge al sorriso compiacente per parlare e per fare riflettere. Mauro Biani riceve l'omaggio di Emanuele Giannelli, omaggio a Pino Zac. Eccolo qua, lo vediamo. Stamani, e poi ci giriamo verso i fotografi, prego. Dico, stamani, durante la conferenza stampa si è soffermato sul rutto ringhioso, perché? Perché dicevo che appunto io, siccome ho il blog, no? Che non è ormai una parolaccia il blog, comunque, siccome è un blog anche io, quindi lascio i commenti, la cosa bella. Ed un commentatore ha scritto: più che un rutto ringhioso, la tua è una scoreggia balsamica. Visto, diciamo, l'aria che tira, mi sembra anche una bella cosa, diciamo. Sì, soprattutto, dicevamo sul web, perché il web va di moda. Quante mail ricevi al giorno? Quanto Grillo? Fortunatamente no. Quindi riesco a rispondere, cosa che non riesce a fare Grillo, presumo, insomma, ecco. Come mai c'è questa invasione di blog, secondo me? C'è bisogno di scrivere, di parlare? Parlando seriamente, per esempio, per uno che fa vignetto o fa satira, il blog può essere una buona cosa per avere una risposta immediata dal pubblico, se non diventa come quello di Grillo, che insomma, poi ha 1200 commenti al minuto, che quindi non si riesce. Invece quella è una cosa buona perché, per esempio, come diceva Fabri, la satira sui giornali, questo lo consente di meno, cioè la risposta è comunque il, come dire, il riscontro immediato. Ecco. Mauro Biani, grazie! Grazie.